due, queste due. Siamo di nuovo al Brenta Open. L'anno scorso io c'ero, mi è successo un incidente che può succedere a chiunque vada in montagna, vada a fare delle vie d'arrampicata, e l'unico piede sano che avevo l'ho rotto per un sasso che mi è caduto sopra. Come guida volevo tornare ad accompagnare qualcuno tanto quanto volevo farlo l'anno scorso, e questa cosa che mi è successa non mi ha condizionato, ecco. È sempre bello un po' raccontare con ragazzini di quest'età come abbiamo superato tutti e tre le nostre difficoltà. È bello appunto potervi dire che qualsiasi cosa accada, e la vita va avanti, e la differenza l'80% lo facciamo noi, il resto 20% lo fa un po' il mondo intorno a noi, ma comunque la differenza appunto parte da noi. Siamo nelle Dolomiti di Brenta per la quinta edizione, e la voglia c'è sempre, vogliamo continuare a ribadire l'inclusività delle Dolomiti, soprattutto quest'anno che è il decennale delle Dolomiti iscritte nel patrimonio dell'UNESCO, vogliamo ribadire proprio questo concetto. La montagna è democratica, accetta tutti ed è un bel esempio per tutti che i ragazzi disabili riescono a affrontare le difficoltà e soprattutto le barriere che le montagne costruiscono naturalmente, che sono poi barriere che tutti quanti ci troviamo. È mattina e siamo in partenza per le nostre scalate. Scaleremo il Crozet del Rifugio e la Torre d'Ambiez, dove Michele Maggioni, guida alpina amputata, scalerà insieme e farà la guida a Gianluigi Rosa, mentre dall'altra parte Kevin scalerà il campaniletto insieme, come al solito, ai musicisti che daranno vita verso le 10:30-11 ad un bellissimo concerto con botta e risposta dalle cime. È una via che né io né lui abbiamo mai fatto, quindi l'esperienza di oggi sarà legata all'avventura e alla condivisione. Sto per iniziare il primo tiro di questa via e ho un po' di paura, però come molto spesso mi capita, magari ho paura prima di una cosa che mi sembra ignota o magari un po' fuori dalle cose che riesco a fare facilmente, però dopo tiro, giorno dopo giorno, quando supero una difficoltà, di solito va a finire che vedi che è bello, che ti sta divertendo, che tutto sta andando bene. Sicuramente per noi l'importante è divertirci e passare una bella giornata in montagna.
Questa manifestazione è un appuntamento ormai tra i più belli e più stimolanti e anche più toccanti. È ormai qualche anno che abbiamo il privilegio, insomma, di poter ascoltare questi suoni e poter condividere con loro la gioia, appunto, di essere quassù. Per noi l'esperienza di Kevin, di Michele, di Gianluigi serve come esempio per trascinare dal basso il movimento dello sport, in modo che la loro esperienza possa contaminare tante persone, tante famiglie, ragazzi con disabilità, per rinforzare il movimento dello sport inclusivo. Perché comunque credo che sia bello e sia utile quando si trova in una certa situazione, come appunto acquisire una disabilità, e sapere che qualcun altro ci è passato, non si è il primo e non si è neanche l'unico. Tanti altri hanno fatto lo stesso percorso e tanti ce l'hanno fatta. E come si dice, siamo sempre un po' sulle schiene dei giganti, di quelli che prima di noi hanno fatto anche grandi imprese, anche solo nella vita ordinaria. E sapere appunto che ci sono state queste persone ci danno anche la tranquillità che tutto è fattibile, basta metterci impegno e buona parte delle cose si riescono a fare.